Nuove ondate, vaccini, varianti, la pandemia da SARS-CoV-2 continua a mettere in crisi i sistemi sanitari di tutto il mondo e di riflesso la vita economica e sociale. Per questo è fondamentale una sinergia tra le istituzioni e gli specialisti, come quella messa in campo dal progetto europeo a guida italiana UCARE, European Cohorts of Patients and Schools to Advance Response to Epidemics. Il progetto UCARE è un progetto che risponde a una chiamata di emergenza della Commissione europea. E un'emergenza che è quella del Covid, in particolare quella delle varianti del Covid. E quindi vuole studiare come le varianti impattino sul decorso clinico della malattia, sulla risposta vaccinale, quindi se ci sono delle varianti che inducono un escape al vaccino, quindi che, per cui il vaccino non funziona. Avremo a disposizione ampi campionamenti di persone vaccinate con varie formulazioni, vari dosaggi e anche varie tempistiche in diversi paesi europei ed extraeuropei, in modo da catturare anche quelli che sono gli effetti sulle diverse varianti del virus che, come sappiamo, circolano da tempo con una dinamica che via via va a cambiare. Quindi con questi tipi di test immunologici cercheremo di studiare la risposta del nostro organismo in seguito all'infezione naturale ed anche in seguito all'infezione naturale combinata con vaccinazione e nei soggetti che invece non si sono infettati ma sono stati vaccinati in vari modi. Questi campioni saranno utilizzati come materiale per capire la risposta nei confronti delle diverse varianti che hanno circolato in passato, circolano nel presente e circoleranno nel futuro, perché il progetto ha un ampio respiro in termini temporali in quanto si dispiegherà nei prossimi 3 anni di attività. Il primo meeting di questo progetto si è tenuto a Roma, presenti oltre 60 scienziati provenienti da tutto il mondo, nonché ricercatori, rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. UCARE infatti vede coinvolti 22 centri tra università, ospedali e istituti di ricerca di 4 continenti. Il nostro contributo è del nostro gruppo proprio di virologia nell'ambito della caratterizzazione delle sequenze dei virus dei pazienti, ma anche dei vaccinati che per esempio si infettano e quindi dare un contributo nella caratterizzazione virologica, anche della quantificazione del virus in più distretti, soprattutto nei pazienti che per esempio possono avere il long covid, cioè quindi uno stadio di malattia più lungo, e grazie appunto alla collaborazione con la cattedra di malattie infettive, con il professor Massimo Andreoni, l'ospedale del Policlinico di Tor Vergata, che ha un ruolo molto importante a livello regionale e nazionale, il contributo della caratterizzazione di questi pazienti. Oltre all'impatto delle varianti del virus e alle loro interazioni con i vaccini, UCARE affronta lo studio dei danni d'organo del long covid e rivolge la sua attenzione al mondo scolastico tra gli ambiti più colpiti dalla pandemia. Il problema grosso da studiare è questo studio che è multicentrico, europeo, anzi mondiale, vorrà affrontare è la presenza, la persistenza di eventuali danni d'organo. Gli organi non sono solo il polmone, perché il polmone c'è sicuramente l'organo bersaglio, però non sembra che ci sia un'evidenza né di correlazione né di frequenza elevata di danno polmonare. Questo è sicuramente un qualcosa da appurare, l'entità del danno polmonare, ma c'è anche il cuore, c'è anche e soprattutto il sistema nervoso centrale. E poi noi abbiamo voluto dare un focus importante sulla scuola. Per aiutare la scuola a proseguire in sicurezza, studieremo anche un test salivare di gruppo sviluppato dall'Università di Colonia, che può essere utilizzato, siccome è abbastanza economico e poco invasivo, può essere utilizzato come screening continuo nelle scuole. In Italia verrà studiato con un trial prospettico in scuole nel Lazio e nella Lombardia e nel Veneto anche. Obiettivi ambiziosi per una delle principali sfide dei nostri giorni. UCARE è pronto da qui ai prossimi anni per dare risposte e soluzioni.